Beh, in questo video ne avrò tante da dire, ragazzi, me le sono dovute segnare perché ce ne sono troppe. Mi state continuando a chiedere, no, tutte queste informazioni e nel mentre ne sono arrivate altre, quindi dobbiamo assolutamente parlarne. I protagonisti di questo video saranno molteplici, spero possiate non annoiarvi. Come al solito vi ringrazio per il supporto. Oggi ho fatto uscire l'analisi tattica di Dusan Vlahovic, potete andarvela a vedere e capire perché l'ho considerato l'attaccante perfetto per questa Juventus di Allegri. Cosa cambia da Morata a Vlahovic, e di Morata parleremo all'interno di questo video. Vi invito ad andare a vedere quel video, ovviamente. Vi invito a lasciare un mi piace a quest'altro video. E come al solito c'è pure OneFootball da scaricare. Il link è qui sotto in descrizione. Applicazione sponsor di questo canale YouTube. Inquadrate il QR code per scaricare l'applicazione direttamente sul vostro cellulare per rimanere aggiornati su tutte queste notizie che potrete trovare pure lì. E ovviamente ora ci sarà questo video, ma quando io non sto registrando OneFootball, ma ce n'era altre notizie che poi commenteremo tutte insieme. Scaricatevela, assolutamente. Vlahovic Day, domani in un modo o nell'altro lo sarà, per un motivo. Domani compie gli anni. Tanti auguri, Dusan, 22 anni. Portati bene, direi portati molto molto bene. E domani dovrebbe essere pure il giorno in cui si scoprirà qualcosa di più, perché oggi è giovedì, domani è venerdì, quindi sì, inizia il weekend, ma soprattutto domani è esattamente una settimana da quando è iniziata la quarantena. Ieri ci ha detto Fabiana Della Valle nel video che abbiamo fatto, chiacchiere insieme a lei. Domani è il giorno in cui potrà fare il tampone e capire se avrà ancora il Covid. In caso di negatività al Covid, preparatevi perché domani potrebbero esserci novità molto importanti. In caso di positività ancora al Covid, invece, potrebbe succedere qualcosa. Ho visto in tanti preoccupati, no? Per questa cosa qui. Vlahovic, da quanto mi risulta, dovrebbe avere le tre dosi, dato che non ha avuto problemi per il Green Pass per giocare, ma soprattutto, questo ve lo posso dire ufficialmente, Vlahovic ha già avuto il Covid. Questa è la seconda volta, eventualmente, perché non c'è questa ufficialità. Ci sono delle indiscrezioni che vanno verso sì al Covid, ma avendolo già avuto in passato, testimoniato anche da delle foto di Vlahovic dove diceva tranquilli, sto bene, in teoria, con tre dosi e avendo già preso il Covid, dovrebbe guarire prima, perché questa è un po' la prassi nei confronti di chi il Covid l'ha già avuto e di chi è vaccinato. Poi vediamo domani. Domani, in un modo o nell'altro, Vlahovic Day per il compleanno, per la positività al tampone, per la negatività al tampone. Incrociamo le dita sperando di non dover trovare dei modi per fargli fare delle visite che a quanto pare non sarebbero nemmeno necessarie, però sapete che dopo che un atleta attraversa il Covid è sempre giusto e doveroso fare anche un controllino in più, soprattutto se stai investendo quasi 80 milioni di euro per tesserarlo, riconoscendogli 7 milioni di euro all'anno. Ecco, questo assolutamente va detto. Quindi attendiamo domani. Domani sicuramente sarà una giornata molto importante sul fronte Vlahovic, per un motivo o per un altro. Quindi occhio, tanti mi dicono sta saltando, può saltare per questa cosa. Io, come sempre, non vi ho mai dato la verità assoluta. Quando mi sono esposto, ho detto ragazzi, la Juventus e la Fiorentina stanno parlando seriamente, la Fiorentina sembra voler accettare, poi vi ho detto la Fiorentina ha accettato. Vi ho detto che l'accordo tra Juve e Fiorentina c'è, l'accordo tra Vlahovic e Juventus c'è, e ora rimangono da limare gli ultimi dettagli. Speriamo che possa arrivare. Questo assolutamente ve lo devo dire. Poi che possa saltare, io penso che una percentuale, per quanto minuscola, ci possa essere sempre. Però fa parte del calcio. Ribadisco, io ho visto Schick con la maglia della Juve, ho visto Biavianico con la sciarpa del Milan. Ne ho visti tanti che poi sono saltati. Speriamo che possa non essere questo il caso anche per il ragazzo, perché terminare la stagione a Firenze sarebbe follia. Tra l'altro, la Juventus dovrebbe aver incontrato i procuratori di Vlahovic. Ora, anche qua si parla di circa 18 milioni di euro di commissione. Una notizia che non è confermata. Lo leggeremo eventualmente sul comunicato ufficiale se e quando uscirà. Io ricordo che una cifra così alta la Juventus l'aveva investita per Rabiot, perché prendendolo a parametro zero era andato a riconoscere al giocatore, alla madre, una cifra alla firma del contratto che andava circa a sostituire il cartellino, il costo del cartellino. Quindi conto un parametro zero, conto un giocatore che prende a gennaio su un'offerta, una trattativa così onerosa. Sarei stupito, devo dire la verità, di vedere così tanti soldi dati ai procuratori di Vlahovic. Non lo escludo perché anche Haaland quest'estate, quando era stato cercato dal Chelsea, Mino Raiola aveva chiesto una cifra spropositata. Quindi secondo me è difficile, ma anche qua non vi dico impossibile perché potrebbe essere. Ma alla fine, detta proprio come vuol detta, da tifoso a me interessa che arrivi il giocatore. Poi che la Juventus lo paghi 18 milioni in più, 18 milioni in meno, se ce li hanno bene, ecco. Non penso che possa saltare per una roba del genere, proprio per quello che vi dicevo prima, il ragazzo a Firenze
questo momento è difficile che possa rimanere, c'è la sorveglianza davanti casa sua per la sicurezza, che già questa è una roba fuori dal mondo. E al di là di questo, i tifosi della Fiorentina non sarebbero contenti di vederlo indossare ancora la maglia viola. Quindi le mie sensazioni sono positive. Poi positive non nel senso del tampone, vediamo che cosa succede domani. Un incastro era quello legato ad Alvaro Morata, e tra l'altro si dice che in questo momento i procuratori di Alvaro Morata stiano parlando con l'Atletico Madrid per cercare di incastrare il trasferimento di Alvaro al Barcellona, e rimane sempre aperta questa porta. Io credo che dovesse arrivare Vlahovic, la Juventus darebbe l'opportunità a Morata di andare al Barcellona. Sarei stupito del contrario anche in questo caso, ma questo è un video tutto di sensazioni. Voi vi fate le domande, ma ragazzi, io o vi porto il giornalista che vi risponde alle domande, o provo a darvi le mie interpretazioni che non corrispondono alla verità. Questo ci tengo sempre a ricordarlo, ma sono tutte deduzioni logiche che provo a darmi, delle risposte che provo a darmi, che mi possono sembrare anche plausibili quanto più probabili. E quindi immagino che Alvaro Morata si possa considerare giocatore in partenza in caso di arrivo di Vlahovic, che libererebbe pure il numero di maglia di Dusan, e forse anche questo uno dei motivi delle trattative, no, a oltranza, perché sennò magari, se davvero non deve fare la visita, è allora che si ufficializzi, a meno che non manchino questi dettagli con i procuratori. Quindi davvero, come vedete, non sembrano intoppi particolarmente grandi, sembrano quanto più dettagli. Lo scoglio più grande era convincere la Fiorentina a cedertelo già a gennaio e trovare l'accordo sulla cifra pattuita per l'ingaggio, il cartellino del giocatore. Quindi una volta andata questa, meno male, dovremmo essere a posto. Però attenzione, perché il Barcellona, secondo Fabrizio Romano, avrebbe trovato l'accordo per far arrivare già in questa sessione di calciomercato Adama Traoré, che è un ex Barcellona tra l'altro, ma è un giocatore offensivo, un'ala che può ricoprire anche il ruolo di centravanti. E quindi occhio che questa trattativa non possa chiudere la strada ad Alvaro Morata e che costringa Vlahovic eventualmente ad indossare la maglia numero 7, che è una maglia un pelo pesante per la Juve, visto chi l'ha lasciata libera da qualche mese da questa parte. Ve lo dico però, immaginarmi Vlahovic con la maglia della Juve che esulta saltando col 7 sulla schiena mi galvanizzerebbe, e non riuscirei a fare altro che urlare "Siu!" durante il salto. E lo so che succederebbe una roba del genere, so che anche voi la pensate in questo modo, e noi tifosi dobbiamo assolutamente cercare di fare questi voli di fantasia e di gioia in un momento anche un po' delicato per la Juventus. Quindi questo è quanto riguarda il discorso attaccanti, Juventus, Barcellona, Fiorentina, Vlahovic, Morata. Ok, abbiamo lasciato da parte questo argomento. Parliamo invece di Alvaro e Alvaro Dybala. Io c'ho sempre Alvaro Dybala ultimamente in testa, di Paolo Dybala. Cosa c'è da dire di Paolo Dybala? Che da ieri sera Jorge Antun è ufficialmente un procuratore riconosciuto anche in Italia. E quindi, se davvero tutto è a posto tra Dybala e la Juventus, Dybala potrebbe firmare in un qualsiasi momento. Rimane il fatto che hanno detto dei rinnovi, ne parliamo tra febbraio e marzo, tutti i rinnovi, Bernardeschi, Cuadrado, Perin, Douglas Costa, De Sciglio e pure Paolo Dybala, che in teoria dovrebbe aver trovato l'accordo con la Juve già da ottobre. Mi è sempre puzzato un po' questo discorso, perché guardiamo tra febbraio e marzo, il discorso è dire va bene, deve dimostrarci quello che vale e capire se siamo in zona Champions. Io non penso che dopo tutti questi anni Dybala debba dimostrare qualcosa alla Juventus. La Juventus sa chi è Paolo Dybala. Cioè, prendere o lasciare non sono questi due mesi in più o il mese in più. Puzza, eh? Sta roba puzza, puzzava prima e continua a puzzare. Quindi, se la Juventus vorrà rinnovare Paolo Dybala, sa benissimo come fare. Jorge, ok, siamo pronti, la firma. Anche il discorso aspettiamo due mesi per la zona Champions, non hai la certezza. Anzi, ce l'avrai eventualmente negativo, nel senso che sei andato così lontano che sicuramente non ci sei, ma dato che siamo in rincorsa, la certezza positiva non ce la puoi avere. Quindi il discorso di aspettiamo e vediamo, probabilmente mentre la Juventus era legata al discorso Vlahovic, a capire se si riusciva a chiudere Vlahovic e quanti soldi sarebbero stati investiti su Vlahovic. Io rimango di quell'idea, Paolo Dybala bisogna rinnovarlo, ne ho parlato anche oggi nel video di analisi tattica di Dusan Vlahovic, è un giocatore che si sposa perfettamente con le caratteristiche tecniche del ragazzo che stiamo acquistando, sarebbe coerente dare continuità a Paolo Dybala, anche perché Allegri ormai ce l'ha fatto capire, lui vuole giocare col 4-4-2 o 4-2-3-1 che dir si voglia, 4-4-1-1, chiamatelo come volete, per uno come Dybala essenziale, è stata la prima richiesta di Allegri arrivato alla Juventus. Poi c'è da vedere se la Juventus l'ha messo di fronte alla scelta, ok,
vuoi Vlahovic, però poi dobbiamo rinunciare a Dybala. Ma queste sono scelte che spettano all'allenatore. È anni che andiamo dietro il discorso che l'allenatore deve essere al centro delle trattative di calciomercato. Quindi io, Luca Toselli, vi direi sì, rinnovate Paolo Dybala, vi prego assolutamente sì. Io sono un Dybala boy, non lo nascondo. Sono una grande fiducia, una grande stima, un grande affetto anche nei confronti di Paolo Dybala e lo vorrei vedere rinnovato. Però capisco che dall'altra parte bisogna dare un occhio anche al futuro. E se questo va a minare un riscatto eventuale di Chiesa, l'arrivo di Vlahovic o una partenza di De Ligt di quest'estate, se devo scegliere tra tutti e quattro il più sacrificabile. Poi, per quanto mi riguarda, giocatore indispensabile, farlo andare via parametro zero, secondo me, sarebbe una follia. Sta tutto alla Juve e all'allenatore. È ovvio che se c'era già un accordo tra Juventus e Dybala, una stretta di mano che poi è stata rimangiata, questo è un comportamento brutto. Questo è un comportamento brutto, ma anche qua non ci stiamo basando su niente se non sul sono uscite queste notizie, come fare a trovargli un incastro logico? Quindi cerco di pensare positivo, una Juventus che in questo momento ha detto no, sai cosa, prendiamo Vlahovic, poi rinnoviamo Dybala, rinnoviamo Cuadrado, ci teniamo i giocatori forti e creiamo una squadra fatta bene, abbiamo investito su Allegri questi 4 anni, è lui che fa il mercato, se li vuole tutti e due si ritiene. Poi questa è la visione positiva di un inguaribile ottimista e un inguaribile romantico. Però in questo momento in cui la Juventus sta trattando seriamente l'acquisto di Vlahovic, voglio pensare positivo. E quindi è un Dybala che firma il rinnovo del contratto e va a formare insieme a Vlahovic davvero la coppia migliore di attaccanti in Serie A. Incrociamo le dita. Non so se rinnova, vediamo. E attenzione che però in uscita potrebbe esserci il nome di Dejan Kulusevski, chiesto da il Milan. Il Milan avrebbe chiesto Kulusevski. E allora ragazzi, qua c'è da fare un open. Nel senso che Kulusevski è un giocatore, anche questo, lo sapete, io ci ho sempre creduto tanto in Kulusevski da quando è arrivato. Però lo avete sentito nelle ultime pagelle, nelle ultime apparizioni di Kulusevski, sono iniziato a diventare un po' più severo. Perché da quando è arrivato l'anno scorso, ha fatto le prime partite, fino adesso io non ho notato dei miglioramenti nei soliti e sempre gli stessi problemi. Che sono un giocatore molto scoordinato, un giocatore molto caotico, un giocatore che non imbrocca mai, e dico mai, il primo stop. È un giocatore che è vero che è un classe 2000, è vero che è soltanto un anno e mezzo che la Juventus, però è stato un investimento importante che la Juventus non potrà aspettare in eterno. E dato che stiamo parlando di giocatori in uscita, perché ovvio entra Vlahovic, qualcosa in uscita dovrai fare, e non si sa se esce Morata, e non sappiamo se rinnoviamo Dybala, e non sappiamo se riusciamo a riscattare Chiesa, perché anche qua su Chiesa c'è da fare un ragionamento, perché qualcuno mi ha detto no, guarda che c'è l'obbligo, no, purtroppo non c'è l'obbligo, perché andatevi a rileggere il comunicato ufficiale della Juve, l'obbligo si basava su prestazioni singole di Chiesa in questa stagione che per forza di cose, causa infortunio, non sono state raggiunte. Ma io spero che la Juventus vada a riscattare Federico Chiesa, e se devo rimettere in fila quei giocatori di prima e dire chi sacrifico tra questi quattro, beh, sacrifico Kulusevski probabilmente in questo momento. Giocatore che, dicevamo prima, non ha subito migliorie tecnico-tattiche. Giocatore che non è visto dall'allenatore. È giocatore che in questo momento preciso è il meno indispensabile. Perché è il meno utile. È il meno titolare. E se devo scegliere tra tutti, sacrifico lui. È vero che Dybala è un classe 93, Kulusevski un 2000. E quindi ci sono 7 anni di differenza. E quindi qui si potrebbe aprire una discussione seria, nel senso, guardiamo la linea verde o guardiamo la continuità tecnica. Se cedi Dybala puoi passare a un 4-3-3 secco, con Vlahovic prima punta, eventualmente in questo finale di stagione potrebbe essere Cuadrado e Bernardeschi, Kulusevski e Bernardeschi, però io guardo sul lungo. E già nella stagione prossima, a meno che Kulusevski non esploda, secondo me ha molto più senso avere un'altra stagione di Paolo Dybala, che è un giocatore completamente diverso da Kulusevski, ma che ti dà tanta qualità in più. Kulusevski mi dà tanta quantità ed è il giocatore che in questo momento viene visto come lo spacca partite. È ovvio che li terrei tutti, ragazzi. Io li terrei tutti, però i soldi non sono miei e capisco che dopo un esborso così alto la Juve debba in qualche modo far quadrare sia i conti che la lista Champions, che rimane sempre il primo obiettivo. E quindi ve lo dico tranquillamente, se dovessi scegliere
a gennaio tra far uscire Morato, far uscire Kulusevski, faccio uscire Kulusevski, faccio uscire Kulusevski anche in prestito, che magari riesce a rivitalizzarsi, a sbocciare, scoppiare. Poi quest'estate, magari quando Alvaro Morata torna al Barcellona, ci ragioniamo su Kulusevski, dopo aver fatto firmare il rinnovo del contratto a Paulo Dybala. Questa è la mia posizione da tifoso, Però, mantenendo anche Alvaro Morata all'interno della rosa, si aprono delle opportunità interessanti in cui Alvaro Morata non fa più l'attaccante. Qui Alvaro Morata va a ricoprire un ruolo che noi ricordiamo molto bene, che è quello di tornante a sinistra, ruolo che ha fatto Mario Mandzukic in quella famosa annata in cui andiamo a giocarci una finale di Champions a Cardiff. Alvaro Morata, che io ve l'ho sempre detto, per me Alvaro Morata alla Juventus ci sta, è alla grande, è un ottimo giocatore. Il problema è quando è l'unico giocatore che deve buttare la palla in rete. E Alvaro Morata è un giocatore che si sacrifica volentieri per i compagni e per la squadra. E con Vlahovic, che andrebbe ad occuparsi della finalizzazione, ecco che si apre l'opportunità di un modulo interessante che avevo già, tra l'altro, pronosticato quest'estate con Moise Kean prima punta, dove non è stato assolutamente all'altezza della sfida e dove potrebbe semplicemente essere il vice Vlahovic. Ma queste sono illazioni, sono movimenti là con la fantasia, con calma per il momento, però erano tutte cose che andavano dette. Spero di aver fatto un quadro chiaro della situazione, spero di aver detto cose condivisibili anche da voi. Fatemi sapere il sacrificato, se proprio dovesse esserci un sacrificato, chi andiamo a buttare giù dalla torre tra quelli che abbiamo detto prima? Voglio sapere la vostra opinione.